ripetevo gli ingredienti, un pancetto affumicato, zucchine, pomodorini, metterò un po' di prezzemolo e aglio. Poi le zucchine le andrò a far frullare a crema di zucchine. Poi occorrerà dell'olio quanto basta, un po' di sale, un po' di pepe. Allora, prima cosa andiamo subito a mettere le zucchine nella padella. Andiamo qui nei fornelli. Facendo l'aglio, e vado ad inserire l'aglio tagliato in quattro nella padella, metto l'aglio, accendiamo il gas, andiamo a buttare giù le zucchine. Deve facoltativa. Lasciamo cuocere. Mentre qua in questa padella andiamo a mettere i pomodorini. Li ho lavati. Li lasciamo così tagliati in quattro. Cioè in due, scusate. Lasciamo tagliati a metà. Andiamo a mettere lo schizzo d'aglio. Lo tagliamo così alle sorelle. Mettiamo un po' di prezzemolo. Un
tanto del zucchero, lasciamo la fiamma, facciamo di sale, e lasciamo cuocere. Qui i pomodorini mettiamo olio. Un po' di sale, il pepe, con questa padellina andiamo a mettere il guanciale affumicato. Ora accendiamo qui il gas. Lasciamo cuocere i pomodorini. Mettiamo il coperchio. Facciamo piccolo. Mettiamo un coperchio. Ora qui andiamo a mettere le guanciale. Affumicato. Non mettiamo olio. E facciamo questo lato con ciale. Abbassiamo qui il pomodorino. Le lasciamo cuocere, mettiamo ancora qui sta prendendo fuori il grasso, quindi non occorre mettere olio. Abbiamo le zucchine. Queste sono tre zucchine, non vi ho detto il computer. Questa ricetta è per due persone. Aggiungiamo un po' d'acqua nelle zucchine.
dopo andranno frullate, ma passiamo qui a canciare. Facciamo un po' croccantino, ma non molto croccante. Controlliamo i pomodorini che quanto sono. Non deve venire in su, come devono rimanere sane, come dare. Mettiamo di sale. Perfetti. Mettiamo un po' la fiamma qui per bruciare. Andiamo a sfumare con un po' di vino. Meno di mezzo bicchiere, proprio due dita di vino. E lo lasciamo evaporare. E controlliamo le nostre fettine. E ti vengo a frullare le indinate, le hanno ricettine. Ora io ci tengo, le fettine sono pronte. Pronte per frullarle. Li controlliamo qua. Anche qui pronto, tengo. Vede, devono rimanere così con motorini, eh? Soltanto il conciale, facciamo cambio, un fornello più grande, thank you.
attendiamo che si asciughi tutto l'alcol. Ho frullato le zucchine cotte, eccole qua, diventata crema. Qui ho messo l'acqua per la pasta e praticamente è tutto pronto. Dobbiamo aspettare l'acqua che bolle e poi mettiamo giù la pasta. L'acqua bolle, mettiamo giù i gnocchi, 200 grammi di gnocchi. Poi li andiamo a trasare qui in modo trascolato, mettiamo nella padella. I gnocchi stanno venendo su e io li vado a passare nella padella. Faccio il tipo di pasta che voi preferite, perché sia una pasta che si attacchi bene il condimento, una pasta lunga, ecco qua. Mettiamo il guanciale affumicato. Crema di zucchine e volendo anche una spolverata di parmigiano. Ora non lo metto perché mio compagno lo mette da lui da solo. Mettiamo qui la crema.
volendo devo mettere anche la panna, ma io non la metto perché già c'è abbastanza condimento, eh. Ecco qua. Ora impiattiamo. Ho messo un po' troppa crema di zucchine, però di meno. Ecco qua amiche, il piatto è pronto. Guardate un po' che meraviglia, bello e buoni. Provate questa ricetta, è super gustosa. Dovete provare per credere, ok? Vi saluto, vi dico a tutti arrivederci e alla prossima ricetta e buon pranzo. Ciao a tutte amiche, ciao amici.